Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Oggi una giornata particolare per Siracusa. Oggi è l'ottava di Santa Lucia, cade anche in un giorno particolare la festa della mamma, la patrona, al centro di un evento quindi che raccoglie come sempre grande partecipazione e grande emotività. Nella domenica dedicata alle mamme si celebra anche l'ottava del patrocinio di Santa Lucia. Mentre questa mattina si è tenuta la celebrazione religiosa alla chiesa di Santa Lucia all'Abadia, questa sera si tiene la tradizionale processione per le principali strade di Ortigia. Anche la nostra emittente, come detta ormai la tradizione ultra trentennale, sarà presente sia al momento dell'uscita del simulacro dalla chiesa, sia al suo rientro in cattedrale con la riposizione del simulacro nella nicchia. Nel corso della settimana la chiesa dell'Abadia è stata meta di numerosi fedeli, ma anche di turisti che hanno avuto modo di osservare la tela del Caravaggio e il simulacro argenteo di Santa Lucia. Anche gli sportivi e gli appassionati del calcio si sono affidati a Santa Lucia oggi, nel giorno in cui si attendono da Rende notizie positive. A Siracusa infatti basta quel punto per scalare la Serie C e per fare scatenare la festa anche per le strade del capoluogo. Appuntamento quindi con Santa Lucia intorno alle 18 per seguire in diretta le varie fasi dell'uscita e della processione del simulacro per le vie del centro storico. Tributi e tasse a Siracusa, un'analisi mette in evidenza una pressione per molti insostenibile. Il centro studi CNA ha misurato e quantificato l'andamento del fisco andando a controllare una per una le principali città italiane, cioè tutti i capoluoghi di provincia e di regione. I risultati dell'osservatorio sono stati poi rielaborati dalla CNA Siracusa, che si colloca al 17° posto tra le città più tassate in Italia sui 112 comuni. Si attesterà su una tassazione globale pari al 65,2%, con un più 4,2% sulla media nazionale, con un lieve calo dell'1,4% nel passaggio da 2015 al 2016. In Sicilia fanno peggio solo Catania e Messina, seguono gli altri con la performance migliore di Enna, 59,4%. Il centro studi ha infine calcolato il Tax Free Day, un modo semplice ed efficace per capire fin dove arriva in 12 mesi la mano del fisco sulle piccole imprese. Il limite oltre il quale inizia il guadagno dell'impresa è il 26 agosto, media nazionale il 14 agosto. Alla fine la faccenda più importante di tutte, secondo CNA, ovvero nel 2016 quanto resta alle imprese, tutti i calcoli dell'osservatorio sono stati fatti tenendo a riferimento come modello un'impresa manifatturiera individuale con 5 dipendenti, 4 operai e un impiegato. 430.000 euro di fatturato e 50.000 euro di reddito d'impresa. Dispone di un laboratorio, 350 metri quadrati di superficie, un negozio per la vendita, 175 metri quadri e attrezzature. A conti fatti il risultato è di un reddito disponibile previsto per il 2016 di 17.394 euro, in leggerissimo aumento rispetto al 2014, quando era pari a 16.684 euro. La verifica, commenta Antonio Finocchiaro, presidente provinciale di CNA Siracusa, ci racconta di un territorio con una tassazione ancora estremamente elevata e con un basso reddito d'impresa. In una fase come quella che viviamo non possiamo che auspicare un incremento sostanziale della riduzione dei tributi nei confronti delle imprese vessate anche da decine di adempimenti burocratici. Portualità e vincoli, un incontro a Siracusa ha messo sul tavolo i pro e i contro di uno sviluppo che i più vogliono diventi davvero sostenibile. Da qui conflitti, ma anche proposte per poi arrivare a una sinergia che sia costruttiva. Il sistema portuale nella provincia di Siracusa tra sviluppo, innovazione e portualità, un incontro tra le parti in causa, costruttori, ambientalisti, progettisti e politica, intorno ad un tavolo per discutere sulle prospettive di un territorio ad ambizione turistica ma anche legato a vincoli ambientalistici e piani paesistici, la realtà del Porto Grande al centro di conflitti, innovazioni e opportunità. Nel caso delle portualità, in quello di Siracusa in particolare, lei ha fatto un'analisi che parla di ciò che avviene quasi sempre, c'è un contrasto, un conflitto tra chi vuole mantenere un ecosistema e quant'altro e chi invece ha necessità di sviluppo. Sì. Beh, questo è un contrasto che nella storia è stato sempre determinante. Non esiste nessun intervento dell'uomo che non modifichi il territorio. Bisogna vedere, secondo me bisogna trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di natura economica, di natura insediativa e le esigenze di conservazione del territorio e della nostra storia. Qual è il punto in cui ciò può avvenire? Quando è che si dipanano le due possibilità?
Secondo me occorre che ci sia un'azione sinergica tra tutti gli operatori e i componenti di quelli che fanno, che costruiscono questo sistema, affinché si possa alla fine realizzare una pianificazione, una progettazione dei sistemi che sia compatibile con le esigenze economiche, che sia anche compatibile con le esigenze di conservazione e di tutela ambientale. Ci spostiamo adesso in Via Algeri, una strada in un quartiere particolare, una strada però anche con tante problematiche, come ci racconta un cittadino con disabilità. Via Algeri è un quartiere particolare della città, una strada particolare, più volte segnalato il fatto che ci siano difficoltà per quanto riguarda la deambulazione ma anche il passaggio in automobile, strade che gli stessi residenti definiscono abbandonate a loro stesse. Non solo, ci sono anche altri problemi per chi per esempio come lei abbia difficoltà di movimento, e sarebbe una strada dove mancano gli scivoli e lo stesso asfalto spesso è disconnesso. È tutto, gli scivoli che sia all'andata che uno può, deve andare al supermercato, che al ritorno, che tutte le banchine sono tutte senza scivole. Io devo camminare in mezzo alla strada pieno di buchi. È un rischio anche che un mese fa l'autobus mi stava prendendo di sotto, ma non so se si può fare qualche cosa. Dice anche come accessi per esempio ai centri commerciali e quant'altro qui sulla zona, mancano gli accessi tranne qualche supermercato che ha degli scivoli. Sì, non ce ne sono da nessuna parte, no, è impossibile camminare per la strada, le panchine come si fa? Non potendo salire non si può camminare, le strade sono tutte rotte, non c'è nessun accessorio adatto per delle persone che hanno dell'invalidità, ma anche per persone anziane che sono disabile tra virgolette, o è costretta ogni giorno ad accompagnare suo marito, anche se lui volesse fare una passeggiata da solo nei paraggi di casa è pericoloso, perché l'altro giorno si è arrischiato e sono dovuta scendere a prenderlo perché è caduto con tutta la sedia. Io chiedo all'amministrazione di Siracusa di intervenire per questa zona, come insomma credo che in altre parti della città ci sono gli scivoli, qua perché no? Ci sono anche persone che sono, anche qua esistono persone invalide, bambine, persone anziane che hanno bisogno di uscire, di camminare in una certa sicurezza. Ci fermiamo per la pubblicità qualche minuto, subito dopo qui per la seconda parte. Fondazione Inda, Istituto Nazionale del Dramma Antico, 52esimo ciclo di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa dal 13 maggio al 26 giugno. Elettra di Sofocle, Alcesti di Euripide, Fedra di Seneca, cultura e spettacolo danno forma alle migliori rappresentazioni di teatro all'aperto in una delle cornici più prestigiose del mondo, il Teatro Greco di Siracusa. Per informazioni Fondazione Inda, numero verde 800 54 26 44, biglietteria presso Palazzo Inda, Corso Matteotti, Siracusa. Sul web vivaticket.it. 52esimo ciclo di rappresentazioni classiche. Teatro Greco, Siracusa. I rifiuti sono una risorsa, basta saperli gestire. Un'opportunità per le amministrazioni comunali e per le imprese che desiderano attuare un sistema ottimale di raccolta differenziata con cospicui vantaggi. Ecomac Smaltimenti, dal 2013 recuperiamo e gestiamo rifiuti speciali non pericolosi, nel rispetto delle normative vigenti. Rendi ancora più grande la tua azienda, affidati a dei professionisti. Non alterare l'ecosistema, il territorio è vita, rispettalo. Supermercati Gemar. Questa settimana in offerta gelateria Retusea, vaschetta da 1 kg 3,89 euro, detersivo piatti Last 1 litro 89 centesimi, latte sole 59 centesimi, passata Santa Rosa 690 grammi 68 centesimi, sottilette Kraft 200 grammi 99 centesimi, mozzarella sole 100 grammi 49 centesimi, detersivo lavatrice Omino Bianco 90 misurini 7,89 euro. Cerca il punto vendita più vicino a te. Supermercati Gemar, ogni giorno all'insegna della qualità.
La tua auto ti lascia in panne? Puoi contare sempre su di noi. Road Assistance, soccorso stradale attivo 24 ore su 24. Riparazioni veloci, dalla carrozzeria alle gomme. Interventi meccanici ed elettrici. Sostituzione, riparazione e oscuramento cristalli. Ripristino, ricostruzione e restauro interni auto. Road Assistance, esperienza, tempestività, dinamismo, preparazione professionale, le migliori garanzie per i nostri clienti. A Siracusa in via Palude Lisimelia 1. Road Assistance, la soluzione migliore per la tua auto. Un controllo periodico della vista è utile e necessita di un centro ottico specializzato, in grado di realizzare gli occhiali con competenza e precisione. Ottica Quartarone ha improntato la propria attività nella ricerca delle migliori soluzioni per ogni tipo di problema visivo, fissando il proprio punto di forza negli occhiali da vista, adatti ad ogni esigenza, in particolare occhiali progressivi per una visione nitida a tutte le distanze, corredando con la dichiarazione di conformità gli occhiali che approntiamo. Ottica Quartarone, Corso Timo Leonte 31 a Siracusa, telefono 0931 64 790. Ottica Quartarone, venite a vedere. Promozione Lenti Transitions, una lente su due in omaggio. Apriamo la seconda parte, bentornati al nostro telegiornale con la cultura, con un libro che parla di storia e futuro, tradizione ma anche racconto dei cosiddetti luoghi del cuore. È stato presentato a Palazzola Creide nel Palazzo Comunale il libro di poesie Loca Cordis di Paolo Giovanni Dorio, Cavaliere della Repubblica. La manifestazione si è celebrata nella Sala delle Aquile Verde Gremita fino all'inverosimile e ha relazionato sul volumetto il professor Vincenzo Greco e sull'autore la dottoressa Danila Zappalà. Ha fatto da moderatore il sindaco dottor Carlo Scibetta, che introducendo l'evento culturale ha elogiato i meriti sociali e professionali del Cavaliere Dorio ed è intervenuta alla convention anche Paolo Amenta, sindaco di Canicattini Bagni, nella qualità di vicepresidente dell'ANCI Sicilia, considerato che fra i luoghi del cuore, Loca Cordis, come è il titolo del volumetto, ci sono immortalate tante città e tanti paesi siciliani, ma anche il paese di origine dell'autore. Cinque poesie hanno avuto la voce di Chiara Aglieco, con le musiche originali di Stefano Linares, giovane compositore che ha fatto di un'altra poesia del libro di Dorio, Siracusa, una canzone. Il libro ha anche la prefazione del preside Giuseppe Gallo e di Rita Cristoforo, docente di materie letterarie. Col Cavaliere Paolo Dorio parliamo dell'ultima fatica letteraria, Loca Cordis, il contenuto di questo libro. È un piccolo contributo alla letteratura italiana, ma è un grande invito alla riflessione, perché non esiste nessuno che non abbia dei luoghi del cuore, dalla casa della nonna ai grattacieli di Los Angeles. E il titolo in lingua latina, quale può essere il messaggio soprattutto per le nuove generazioni? Mi volgo e rivolgo particolarmente ai ventenni, perché il progresso tecnologico è utile, ma bisogna mettere nel corso della giornata il cellulare talvolta in modalità silenziosa e scoprire il sole fra le nuvole. Questa città maestosa e superba, dove il passato e il presente, i Monti Blei. Possiamo dire che c'è una riscoperta della sensibilità umana, ecco, che l'autore vuole trasmettere soprattutto al lettore. Certamente, mi auguro che vi sia sempre più umanità, siamo sempre presi costantemente dal lavoro, dalle quotidiane preoccupazioni. Questo è un momento per poter riflettere ed invito gli altri a riflettere perciò. La prefazione da parte del preside Gallo è sicuramente un legame indissolubile, quello tra il Cavaliere Dorio e questo personaggio della cultura canicattinese che già molti conoscono per diverse opere di un certo rilievo. Cultura canicattinese e non solo, perché è conosciuto anche a livello nazionale, perché ho fatto diverse pubblicazioni e di questo sono veramente onorato, anche per l'attenzione particolare che ha dedicato alla prefazione, ma ringrazio al contempo anche chi ha curato i disegni di questo testo, che è Katia Zappulla, e quelli che a Palazzola Crede mi hanno allietato presentando questo testo che ho dedicato ai miei genitori, ma ho distribuito al popolo italiano, perché ritengo, come il messaggio evangelico della Palessiano, gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente dobbiamo dare.
Arte al via da oggi e fino al 28 agosto all'ex convitto Ragusa di Noto, la mostra Andy Warhol è Noto a cura di Giuseppe Stagnitta. Raccontare e far conoscere al grande pubblico la potente forza comunicativa della personalità più eclettica e importante dell'arte del Novecento, Andy Warhol. Le opere esposte all'ex convitto Ragusa di Noto sono circa 120. Il percorso espositivo inizia con 20 disegni degli anni 50 che descrivono gli esordi della carriera, per passare alla nota Campbell Soap, alla celebre Marilyn Monroe, a Ingrid Bergman e Liz Taylor, fino al famosissimo pezzo unico che rappresenta Mao. Esposte anche le rare opere su tela di Liza Minnelli e Assassinio a Dallas. In mostra fino al 28 agosto anche le famose foto stampate su rulli di carta Kodak dal titolo Tacchi a spillo e molti altri preziosi pezzi unici che resero noto l'artista nel panorama internazionale. Allo stesso tempo l'esposizione celebrerà i manifesti dei suoi film, le copertine dei dischi, tra cui quelle dei Rolling Stones, Velvet Underground, Grace Jones, alcuni abiti da lui disegnati e autoritratti video. Una vera chicca la proiezione di una rarissima intervista realizzata nel 1977 a Roma, in cui l'artista viene ripreso nel suo vagabondare per la città eterna, mentre incontra personaggi del tessuto sociale romano di quel periodo, come Federico Fellini, e si sofferma a contemplare le architetture barocche della città. Bene, con questo è tutto, il telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programmi.